Erano i primi anni 60 del Novecento quando si comincia a parlare di Università a Udine. Il 27 novembre 1967 viene formalmente istituito il Consorzio per la Costituzione e lo Sviluppo degli Insegnamenti Universitari in Udine, con sede prima in Palazzo Antonini, di cui è proprietario, e poi in Via Mantica. Soci del Consorzio sono il Comune, la Provincia, la Camera di Commercio e la Cassa di Risparmio di Udine. La necessità di dare risposta al bisogno di alta formazione dei giovani friulani è molto sentita e la gente scende in piazza con il sostegno esplicito della Chiesa friulana. A partire dall'Arcivescovo, Monsignor Alfredo Battisti, cui l'Ateneo nel 2008 ha conferito la laurea honoris causa in occasione del trentennale dell'Università. Che un vescovo partecipi al suo popolo per una università che è così richiesta, perché i giovani friulani non siano costretti a emigrare per studiare come sono stati costretti per lavorare, credo che un vescovo non va fuori di quella che è la sua attività e la sua missione. Il terremoto del 1976, da fonte di distruzione e disperazione, diventa opportunità per rilanciare la battaglia per l'istituzione dell'università. Ma il percorso è ancora lungo. La raccolta di firme sulla proposta di legge di iniziativa popolare per l'istituzione di un'università in Friuli si svolge anche nelle tendopoli. Nel 1977, grazie alla lungimiranza dell'intera classe politica di allora, la prima legge sul terremoto prevede l'istituzione dell'Ateneo. Poi, finalmente, il decreto numero 102, emanato dal Presidente della Repubblica il 6 marzo 1978, esattamente 35 anni fa, dà avvio all'Università degli Studi di Udine. La storia che portò alla nascita dell'Ateneo friulano oggi è ricordata come una vera e propria epopea. Simbolo della lotta è il professor Tarcisio Petracco. L'idea di battermi per l'Università friulana mi è venuta in Canada durante il periodo di emigrante. Io ho fatto 6 anni l'emigrante in Canada, notavo che la colonia italiana in generale, quindi anche i friulani, rappresentavano il livello di istruzione più basso, rappresentavano l'umanità col livello di istruzione più basso di tutti. E erano i primi ad essere licenziati alla fine di stagione, gli ultimi ad essere assunti all'inizio, all'apertura della stagione. Ma l'umiliazione che subiva quella gente, la quale si qualificava con il suo stesso portamento, non appena si presentava, veniva giudicata, quasi potrei dire fotografandola veniva giudicata. Faceva a me pensare che era delittuoso, che era stato delittuoso da parte dello Stato lasciarli andare così allo sbaraglio. Assieme a Petracco, in prima linea ci furono cittadini, intellettuali, sacerdoti e soprattutto tanti giovani. Abbiamo partecipato alla raccolta delle 125.000 firme raccolte qua in Friuli per la proposta di legge popolare sulla università completa che dovrebbe essere istituita a Udine. Purtroppo il valore di queste firme non è stato preso in considerazione né dai politici locali e dal governo di Roma, e questo ci dispiace maggiormente perché esprime la volontà proprio di un popolo che crede in questo strumento di cultura e viene adesso, soprattutto dopo il terremoto, a limitarci come fatto di ricostruzione. Questa richiesta dell'Università Udine non deve essere considerata, come ritengono molti, soltanto un fatto di mero campanilismo, ma è una richiesta che prescinde da dati ben precisi. Si pensa infatti alla popolazione friulana, circa 945.000 abitanti, che è priva di università.
E invece l'Università Udine c'è, e per me che abito qui significa studiare in una delle migliori facoltà di medicina d'Italia nella mia città. Sono uno studente di economia, vengo dalla provincia di Treviso e per me studiare qui a Udine è un po' come studiare a casa. Anche io sono fuori sede e l'Università di Udine con i suoi servizi è a dimensione di studente.